tre lavori da fare nell'orto a marzo. Il primo lo dico io, gli altri due Pietro e Francesca. A marzo si possono trapiantare le insalate, praticamente di qualsiasi varietà. In questo caso le abbiamo alternate con la cipolla, perché la cipolla non piace alle lumache e di conseguenza potrebbe tenerle lontane dalle nostre insalate. A marzo si posa l'olivo, mi raccomando, togliete le parti secche ed esaurite e contenete i rami alti con tagli di ritorno e sfoltimenti per dare spazio e luce ai rami bassi. A marzo puoi iniziare a coltivare due piante insolite, la batata o patata dolce americana, questa qua. Mettila nel terriccio e bagna spesso, dovranno spuntare tanti germogli che trasferirai a terra. E poi la curcuma, ti consiglio di coltivarla in vaso per metterla al riparo in inverno. Si comincia mettendo sottoterra il rizoma. Fa belle fioriture, ma ci interessano soprattutto i rizomi da cui si ricava la spezia.